Francesco Barberini è uno studente di 13 anni con la passione per l'ornitologia. Il suo curriculum è già ricchissimo, conta già di 5 libri, il primo scritto all'età di 9 anni e il suo motto è «Se la natura la conosci, l'ami e se l'ami, la rispetti». Nel 2018 è stato nominato anche al Fiere della Repubblica Italiana per meriti divulgativi da Sergio Mattarella. E soprattutto non ha lo smartphone. È vero che non usi smartphone te? Ciao, grazie. No, non ho la necessità, ecco. Ho altri interessi, questo non significa che sono contro, però insomma, io penso che finora non mi è servito, quindi ho altri interessi, mi piace di più, non lo so, fare leggere, insomma, fare altre cose. E questo sicuramente ti fa molto onore. Francesco, in fase di presentazione ho detto che tu sei giovanissimo, hai 13 anni, però hai un curriculum molto molto ricco. Tutto nasce da una passione, quella per l'ornitologia. Vuoi spiegare al nostro pubblico da cosa nasce questa tua passione, che poi diventerà il tuo lavoro? Sì, allora, questa passione è nata in modo un po' particolare quando ero molto piccolo, quindi diciamo che io ho da sempre amato gli uccelli. Da quando ero molto piccolo perché stavo guardando insieme ai miei genitori nel lettone, insieme a loro, un film documentario sugli uccelli. Loro me lo avevano messo così come fosse un cartone animato, e invece io sono rimasto affascinato dal mondo della natura, degli uccelli e il popolo migratore. Ho visto questo documentario e quindi mi sono appassionato degli uccelli ed è cominciata la mia passione. Il tuo primo passo verso l'ornitologia, dopo aver visto questo film, qual è stato? Hai comprato un libro? Hai visto altri film? Come ti sei comportato? Beh, allora è stato tutto un processo un po' graduale. Ho iniziato a rivedere tante volte quel documentario, quel film, e poi sì. I libri, infatti, io chiedevo tanto ai miei genitori di comprarmi dei libri, di avere, insomma, perché sono molto curiosa e volevo sapere più cose possibili. Ho iniziato a leggere e a scrivere prima di andare a scuola, proprio perché volevo sapere queste cose. Quando ancora non riuscivo a farlo, chiedevo ai miei genitori di leggermi queste informazioni sugli uccelli, ecco. E quindi piano piano ho iniziato a scrivere libri così per gioco e poi è diventata realtà. Quella per l'ornitologia è sicuramente una grossa passione, ma tu già la consideri un lavoro o sarà un lavoro quando avrai terminato gli studi o quando sarai più grande? Adesso sì, allora, per definirmi ornitologo devo avere una laurea, quindi bisogna fare tutto un percorso di studi all'università perché c'è proprio un'università. Però insomma io faccio questo lavoro, che una sorta di lavoro che non è solamente ornitologia ma anche divulgazione scientifica, perché poi studiando da piccolo piano piano ho capito che molte delle cose che sappiamo non sono proprio vere e ci sono tantissime altre cose che dovremmo sapere che sono molto interessanti e che servono per apprezzare di più la natura. Che è enorme, quindi si può spaziare in tantissimi modi, in tantissimi argomenti, la si può ammirare in tanti modi, e quindi faccio questa divulgazione scientifica e sta, diciamo, diventando un mio lavoro, ecco. Anche i viaggi che io faccio, magari in Finlandia, alle Seychelles, si potrebbe pensare che sia un po' una vacanza, ma più che altro anche un po' di lavoro perché scrivo dei diari di viaggio oppure realizzo del materiale per dei documentari, ecco. Poi è tutto alla passione e questo lo dico per invitare ragazzi e tutte le persone che hanno una passione a seguirla, per vivere una vita felice, per contribuire a migliorare il mondo. E sei sicuramente un esempio su questo aspetto. Anticipavi il tema Grazie. dei viaggi, tu ne hai fatti molti, citavi la Finlandia, citavi le Seychelles. C'è un viaggio in particolare, un posto in particolare che hai visto che ti ha colpito maggiormente rispetto agli altri, un aspetto, un qualcosa, un aneddoto
che puoi raccontarci che ti ha colpito e che ti ha segnato? Beh, allora, guarda, un posto in particolare che mi piace di più non c'è. Allora, oltre che all'estero, viaggio anche in Italia, in alcune oasi d'Italia, perché ricordiamoci che la penisola italiana è molto, molto importante ed è molto diversificata, perché si va dalle montagne nevate fino alle zone semiaride, dalle zone paludose alle zone più boschive, ed è uno dei posti al mondo dove c'è più diversità di ambienti, e perciò si possono osservare tantissime specie di animali, soprattutto di uccelli. Si può fare tanto birdwatching. Allora, non c'è un posto in tutto il mondo che mi piace di più, perché comunque, come dicevo, ogni ambiente è caratterizzato da animali differenti. Ecco, quindi in Finlandia si possono osservare alcuni uccelli che abitano quelle zone del nord, del freddo. Le Seychelles invece si possono osservare, invece uccelli marini colorati, anche quelli. Dove però, a proposito della Finlandia e le Seychelles, ho trovato un collegamento tra i due luoghi, perché in entrambi i posti gli animali si fanno avvicinare molto, ecco. Quando siamo arrivati in entrambi i luoghi, per esempio alle Seychelles, siamo scesi e abbiamo iniziato a vedere degli uccelli. Guarda, un uccello, riprendiamolo, riprendiamolo. Non si è mosso, facciamo altri 10 passi. Riprendiamo, non si è mosso, alla fine quasi lo toccavamo. E questo succede anche in Finlandia, dove ti viene la ghiandaia siberiana sulle mani, perché in quei luoghi l'uomo non ha mai agito in modo, insomma, malsano verso la natura. Alle Seychelles non ci sono predatori naturali, come in altre isole. E qui c'è il problema che l'uomo spesso in alcune isole ha portato delle specie aliene, come i gatti, i ratti, che hanno piano piano predato e stirpato dall'isola quelle specie che alcune volte sono endemiche, e quindi si può causare l'estinzione di specie. In Finlandia lo stesso, perché in Finlandia i popoli sani, gli antichi popoli che abitavano quelle terre del nord, veneravano la natura, e questo ci deve far capire che noi dobbiamo costruire un rapporto con essa. Infatti l'Italia è sempre stato un luogo dove comunque al centro della tradizione c'era anche la caccia, purtroppo, e quindi ormai nel DNA di molti uccelli di qui c'è proprio la paura verso l'uomo, e questa è una cosa che dobbiamo cercare di evitare. E poi viaggiare è importante, perché comunque ti apre la mente su nuovi spazi, su nuovi territori, si incontrano sia culture differenti, la gastronomia, tutte queste cose, si vedono bei posti, si possono osservare nuove specie di uccelli e incontrare anche brave persone. In questo periodo non si può viaggiare, questo c'è da dirlo, però è comunque un'occasione. Io dico sempre che ci sono molti lati negativi di questo periodo, ma non dobbiamo guardare solo quelli. Deve essere una lezione, perché anche una lezione per iniziare a rivalutare il territorio che abbiamo vicino alle nostre case. Questa è un'occasione per fare delle passeggiate nei nostri centri urbani. Non significa che bisogna andare in luoghi dove la natura è, come si dice, incontaminata, però anche vicino alle nostre case, dove magari c'è un piccolo spazio verde e dove c'è molta biodiversità, e non ci si pensa mai. Francesco, tu sei diventato, grazie alla tua attività, una vera star del web, possiamo dire, ma non solamente, ti si vede in TV, in Rai, in molti, molti speciali. Ci sono delle foto di te con Piero Angela, che è un tuo amico. Volevo sapere come ti rapporti te con questa fama, tra virgolette, o comunque con questa notorietà sempre crescente. Allora, come mi rapporto? Allora, io questa, come dicevo prima, è la passione che mi porta a fare queste cose. Io mi ritengo più che famoso, perché una persona può essere famosa anche perché magari ha fatto un piccolo record, più che altro conosciuto, ecco. Allora, io, il mio scopo è la divulgazione scientifica. Alcune volte succedono alcune cose, io mi spingo. Comunque dico sempre che io sono un ragazzo come tutti gli altri, non sono niente di speciale, sono semplicemente un ragazzo che segue la sua passione, ma che però va a scuola,
e siede nel banco, non nella cattedra, e faccio, insomma, sto con i miei amici, qui ogni tanto, insomma, pratico anche uno sport, karate, e nel tempo libero mi dedico alla mia passione. E il mio scopo è cercare, come dicevi tu, il mio motto, insomma, che è importante apprezzare la natura, perché conoscendola, perché più la si conosce, più si capisce quanto è straordinaria, è importante perciò studiarla e proteggerla, perché ricordiamoci che è in pericolo per mano nostra. Senti, ma i tuoi genitori riescono a starti dietro di fronte a tutte queste tue attività che porti avanti? Come si comportano, come si rapportano con te i tuoi? Allora, loro non mi hanno trasmesso questa passione, ma comunque non sono stati contrari assolutamente. Quindi sì, diciamo, mi aiutano ogni tanto portandomi nei luoghi per fare conferenze. Questo periodo ho fatto comunque conferenze online, quindi insomma non c'è nessun problema. Io comunque cerco di andare bene a scuola, sia perché mi piace e penso che sia importante imparare cose nuove, e così si possono ogni tanto delle piccole assenze. Senti, proprio riferendoci al tema della scuola, praticamente sei anche tu, come tanti altri studenti, ormai in didattica a distanza da quasi un anno. Come ti sei rapportato te con la didattica a distanza? Come sei riuscito a conciliare la scuola con le tue attività, e quante tue attività extrascolastiche sono state frenate dall'emergenza Covid? Sì, allora, in questo periodo fortunatamente ancora io sono in didattica in presenza, sì, comunque quando ero in seconda media, insomma l'anno scolastico precedente, sì, sono stato molto tempo in didattica a distanza, anche una settimana in questo nuovo anno scolastico. Sì, allora, io penso che chiaramente dopo molto tempo è davvero faticoso, soprattutto per chi non ha magari un giardino e dove può stare all'aria aperta, perché io sono un po' fortunato perché abito in campagna, quindi ho comunque potuto fare il bird watching la mattina prima di collegarmi in video lezione, quindi ho potuto stare all'aria aperta e passare il tempo più velocemente. Però comunque io penso che sia un'esperienza, perché come dico sempre, se internet lo usiamo correttamente può essere molto utile anche per imparare cose nuove, e poi è stata un'importante lezione, ecco, non solo per diciamo avvicinato anche i ragazzi di più alle problematiche ambientali, però io penso che ci sia un problema. Allora, va bene tutte le cose assolutamente di questa pandemia, però non si dice spesso qual è l'origine di questa pandemia, perché c'è, ecco, c'è perché l'uomo sta troppo, si mette troppo infilandosi negli ecosistemi, distruggendo le foreste, e poi la cosa gli si ritorce contro. Un ecosistema è un ciclo molto importante, molto vasto, potente ma fragile. E se noi cerchiamo di frenare anche una piccola parte, tutto l'ecosistema ne risente, tutti gli esseri viventi che ne stanno attorno. Quante volte abbiamo sentito parlare dell'estinzione delle api? E vabbè, le api si estinguono, ma il problema non sono le api. Il problema non sono solo le api, il problema è tutto l'ecosistema che gli sta attorno, perché loro sono importanti per l'impollinazione, quindi poi non ci sono più i fiori, i frutti, e noi ne risentiamo. Perché noi, quante volte abbiamo sentito dire che siamo i conquistatori, i padroni della terra? Ecco, non è così. E questo periodo ce l'ho fatto capire, poi l'ho scritto anche nel mio ultimo libro, Che fine hanno fatto i dinosauri, e penso assolutamente che noi siamo animali vulnerabili e che dipendiamo da altri esseri viventi. E poi ho passato questo periodo, ho fatto, come dicevo prima, delle conferenze online, e così. Non ti sei annoiato? Guarda, per chiudere, una nota di colore, nel senso che tu meno di un mese fa sei diventato quasi nazional popolare per questo tuo siparietto in Rai con Bruno Vespa, che penso che ormai ti stia tormentando anche sui,
Sui social io avevo una piccola curiosità, così per chiudere prima di salutarci. Dopo quello che è successo, il siparietto con Vespa, cioè, quanti messaggi hai ricevuto, chi ti ha chiamato, cioè, come ricordi proprio i momenti successivi, quella messa in diretta, anche perché sei diventato anche molto popolare su Facebook a base di numerosi meme, quindi ecco, il tuo volto è stato molto condiviso sul web. Sì, allora parto col spiegare meglio quel che è successo, perché spesso alla fine il problema dei social è che spesso non si dice la verità su tutto quanto. Allora, è successo che io ero in una trasmissione televisiva e c'ero io insieme a Bruno Vespa e la conduttrice ci ha voluto farci interagire. E quindi io ho fatto una domanda a lui e lui ha fatto una domanda a me, scambiando i pipistrelli per uccelli. Io faccio un lavoro di divulgazione scientifica, quindi io cerco in maniera semplice ma scientifica, come cerco di fare nel mio ultimo libro, di spiegare le cose che sono vere, quelle che non sono vere e quelle che poi dovremmo sapere. E io gli ho fatto notare l'errore, che in realtà i pipistrelli sono mammiferi e non uccelli. E quindi poi non è successo alla fine granché, io non posso stare zitto se qualcuno commette un errore. E io non ho pensato che davanti a me c'era Bruno Vespa, ma come se ci fosse qualsiasi persona, perché dietro un importante carico, c'è cioè comunque una persona che come tutte può sbagliare. E quindi io gli ho fatto notare l'errore, e poi lui è stato carino, insomma, simpatico, quindi non si è arrabbiato assolutamente, solamente che poi sui social si è un po' scatenato l'inferno. Allora, sì. Va bene, tutte le cose che si possono, no? Qualcuno prendere in giro dopo è anche un po' eccessivo, però io ho visto così, ecco. L'importante, io penso, non è che sia sempre, l'importante non è la mia fama, l'importante è la natura, la divulgazione scientifica. È questo che io penso che dove dobbiamo incanalare le nostre menti quando pensiamo ad episodi come questo. Grazie Francesco, se ci vuoi ricordare proprio in chiusura quali sono i tuoi social, i tuoi canali sui quali ti può seguire il pubblico. Sì, allora su YouTube c'è Francesco Barberini dove ci sono un po' di video, poi sono su Facebook e su Instagram Francesco Barberini. Sì. Sentiremo molto parlare di questo ragazzo negli anni a venire, ti auguro un grande futuro. Speriamo di rivederci presto di persona in qualche conferenza, in qualche evento e un grosso ringraziamento, Francesco. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.